Abbiamo chiesto al sindaco di Ferrara se voleva intervenire. All'inizio sembrava che venisse il sindaco Alan Fabbri a Ferrara con il nostro Alessio Rasta a spiegarci com'è andata davvero, che cosa è successo, però invece vedo che a Ferrara non c'è il sindaco ma c'è il vice sindaco di Ferrara, Nicola Lodi, anche lui citato nel nostro servizio da Solaroli, appunto, che dice. Nicola Lodi, Nicola e Alan, cioè il sindaco, sono al corrente di questa offerta che ti sto facendo sostanzialmente. Alessio, ecco, a te la parola. Eccoci allora, buonasera. Per un misunderstanding, non è presente qui il sindaco Alan Fabbri, ma è presente appunto, come hai detto tu, il vice sindaco di Ferrara Nicola Lodi, ma tanto poco vale perché qui a Ferrara la chiamano il vero sindaco della città, lei. Beh, correggo perché la comunicazione era giusta, avevamo detto che sarebbe arrivato in studio il vice sindaco, si è sbagliato Per un lei. Va bene, misunderstanding, ecco che loro dicono appunto che doveva va bene, venire poco il vice sindaco, importa. ma poi invece io ho Cerchiamo di capito capire il che sindaco. cosa è Comunque abbiamo qui successo, il Alessio. vice sindaco. Poco importa. Allora, quando la citano, quando Certo. Solaroli dice in questa registrazione Nicola è d'accordo nel concludere questo contratto a tempo indeterminato per la consigliera Ferraresi, lei ne era a conoscenza o no? Assolutamente no. Noi sappiamo benissimo che questa azienda stava facendo un progetto di sperimentazione del comune. Questa azienda, come tutte le altre, cercava personale sul territorio. Il risultato è che non ha trovato personale sul territorio. Questa è un'azienda privata, non c'entra nulla con questa amministrazione, Appunto, per cui perché ecco allora perché sono Solaroli venuto. prometteva un contratto a tempo Solaroli può indeterminato di un ente promettere. pubblico con soldi pubblici per Solaro, assolutamente, non è un'azienda vero. privata? Questo lo sta dicendo lei, sa perché? No, Perché la registrazione dice questo. l'azienda ha esposto un annuncio di tipo privatistico e non c'entrava nulla con questa Appunto. amministrazione, E per come cui mai glielo chiederete, beh, promettevate? chiederete, no, promettevate no, No, prometteva Solaroli Solaroli, per prometteva e diceva cui che lei era noi ci d'accordo. dissociamo Ah, ok. come ha mandato, ha inviato la nota Alan Fabbri, non c'è nessuna assolutamente associazione all'amministrazione comunale, per cui ci attiveremo subito domani alle verifiche e querelleremo per danno d'immagine a chi ovviamente manderà Alessio, un'immagine distorta di questa vicenda. posso Sappiamo prendere la benissimo parola? chi è l'Anna Quindi Ferraresi. lei disconosce Allora, quest'audio da parte di Solaroli? Sì. Alessio, scusa, aspettami un Prego, attimo perché se prego. non ci sovrapponiamo, vice sindaco Lodi, le faccio una domanda proprio molto chiara. Quindi lei dice: non sapevo niente di questa offerta che è stata fatta dal vostro vice capogruppo e consigliere comunale Solaroli. Allora, le domande sono due. La prima, lei ritiene questa conversazione di Solaroli con questa consigliera Ferraresi, questa offerta di un posto di lavoro pubblico, un fatto grave? E in secondo luogo, se voi siete completamente all'oscuro di quello che faceva il vostro esponente della Lega Solaroli, ne chiederete domani o stasera immediatamente le dimissioni o pensate di espellerlo dalla Lega? Beh, intanto ci faccia verificare i fatti, questa è la prima cosa. Noi abbiamo preso questa notizia oggi pomeriggio, per cui domani parleremo con Solaroli, parleremo con l'Anna Ferraresi e questa è una chiacchierata del tutto privatistica avvenuta tra due privati che era l'Anna Ferraresi e Stefano Beh, Solaroli. due Ufficiali pubblici comunali, però ogni ufficiali, due tanto tutti e consiglieri due sono i comunali, eh? consiglieri Sì, comunali. è come. È la È come visione dire privatistica del che l'Anna potere. Ferraresi da mesi chiedeva posti di lavoro, era in difficoltà, per cui lo sapevano tutti che era in cerca di lavoro. Per cui quando Solaroli offre un posto di lavoro Peggio. sbaglia dicendo che è un posto comunale perché non era un posto comunale ma era un posto privato. Tutti lo sanno E perché quando le è un annuncio dice pubblico. così ti caviamo dai coglioni, scusi il Beh, termine. l'Anna Ferraresi si è tolta lo stesso dal suo posto, è andata nel gruppo misto, è stata una sua scelta, nel quale io continuo a ringraziare Anna Ferraresi perché era una consigliera che non era ovviamente Non era in linea. leghista, no, non era leghista, non era Però l'ha tesserata della candidata lei. Lega. L'ho candidata lei, ma io mi sono anche assunto le responsabilità di dire che era una candidata sbagliata. Su 14 mi creda che uno sbaglio ci sta, per cui io non sono abituato come il Partito Democratico a non ammettere gli sbagli, abbiamo Anche in sbagliato. questo E caso? se non dice Partito Solaroli ha Democratico, sbagliato? non gli Solaroli danno ha lo sbagliato. stipendio. Diciamo così. Solaroli ha sbagliato perché ha promesso un posto di lavoro del Comune quando non è mai esistito. Va Questa è la bene, realtà. va bene, va bene. Allora, No, è che se c'è scusi. un Scusi.
parlando di immagine, gliel'ha fatto Solaroli, quindi il suo vice capogruppo, perché se c'è un danno di immagine alla città, al suo partito, al suo gruppo, a quello che crede, gliel'ha fatto il suo vice capogruppo. Quindi la querela la presenti a Solaroli. Sì, 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 ok. Attendo comunque. Ma lei l'ha sentito, scusi un attimo. Attendo comunque anche un danno d'immagine da parte della cooperativa Le Coccinelle, comunque, che sappiamo bene. Fate un'indagine sulla cooperativa Le Coccinelle e da tutte le assunzioni che ha fatto il Partito Democratico, parenti di assessori. No, lo diciamo. Ma la terza volta che dice Partito Democratico le danno un gettone, diciamo, o lo fa gratis? Siete... Come funziona? Guardi, allora, stiamo parlando di una cosa su cui assolutamente. No, le sto dicendo semplicemente che abbiamo personale assunto dal Partito Democratico all'interno Io di Partecipate Oggi che stiamo verificando. Fate un'inchiesta seria. Allora, scusate, fermi tutti, calma, che poi voglio andare oltre e parlare di un po' della situazione politica nazionale. Voglio ritornare con Cassese, Sgarbi e anche Lascani. Voglio chiudere la questione qua. Noi abbiamo Nicola Lodi, vice sindaco, abbiamo un vostro esponente che prima si fa un video con la pistola, accarezzando la pistola sul petto, poi si fa un video in cui dice che vuole montare, in cui vuole montare un trinciarom sul cofano della Jeep, poi va in giro a promettere un posto pubblico e uno stipendio pubblico, non potendolo fare, a una persona che vuole far togliere dal Consiglio Comunale. Avete questa persona, la state tenendo lì, è del vostro partito. Ma non vi sembra che sia il caso di tagliare corto immediatamente, se volete avere un'immagine più autorevole e credibile nei confronti delle persone che amministrate? Difatti abbiamo detto che domani immediatamente verificheremo. Questo credo che sia una maniera giusta e corretta da parte di un'amministrazione per verificare i fatti. Poi domani sera ci vedremo e diremo quello che succederà. Grazie ad Alessio Lasta, grazie a Nicola Lodi. Grazie. Anche per Le Coccinelle. Grazie, delle Coccinelle non ce ne frega niente, ne parliamo un'altra volta perché non so neanche di cosa sta parlando.